Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta con voi, con tutti gli ascoltatori e i telespettatori per parlare del nostro tema del giorno. Oggi abbiamo parlato, come anche avete visto questa mattina, di autismo. Nelle scorse settimane infatti è stato firmato un protocollo integrato Welcome Blue tra il Comune di Verona e diversi enti territoriali, con lo scopo di una felice fruibilità dei locali e degli esercizi veronesi per le persone che vivono nello spettro autistico e anche per le loro famiglie. Con il protocollo sono state organizzate due giornate informative, due webinar che si sono svolti gli scorsi 14 e 17 dicembre, e la Gran Guardia, così come Palazzo Barbieri, lo abbiamo visto nelle scorse serate, resteranno illuminati di blu per tutta la durata delle festività natalizie. E oggi parleremo anche di come le persone con autismo vivono la loro quotidianità, e per fare questo siamo in collegamento con Giovanni Marcolini, presidente del gruppo Asperger Veneto. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Allora, dunque, innanzitutto partiamo dal principio, parlando del vostro gruppo, della vostra associazione. Insomma, di cosa vi occupate e quante famiglie ne fanno parte? Ma la nostra è un'associazione nata 4 anni fa per dare voce e sostenere le famiglie e le persone caratterizzate da questa condizione che viene chiamata sindrome di Asperger dal nome dello scopritore, che era un pediatra austriaco. Siamo nati per appunto per dare voce e sostegno alle famiglie che caratterizzate da questa condizione. Diciamo che è una risposta di cui si sentiva molto la necessità, perché noi copriamo quella parte dello spettro autistico cosiddetta appunto sindrome di Asperger, e più propriamente, secondo un manuale diagnostico internazionale, autismo di livello 1, cioè senza ritardi cognitivi, senza problemi cognitivi e con scarso bisogno di sostegno. Noi naturalmente ci siamo ritrovati in un panorama che era già occupato da tutta una serie di associazioni che si occupavano dell'autismo in generale. Questa particolarità era molto sentita, quindi nel giro di 4 anni siamo già diventati 200 famiglie in tutto il Veneto, una sessantina a Verona, con 5 sezioni a Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso, perché la nostra associazione, pur agendo in ambito regionale, è articolata in sezioni provinciali per il momento, e ogni sezione avvia i propri progetti, però in maniera sinergica, coordinata nell'ambito di tutta la regione. Seguiamo, facciamo dall'accoglienza durante la prima diagnosi, orientamento nei trattamenti, sostegno nella ricerca di lavoro, con un progetto molto importante con un protocollo anche molto particolare che stiamo illustrando alle istituzioni e per le quali stiamo avviando diversi partenariati con le istituzioni. Abbiamo una convenzione con l'azienda ospedaliera integrata di Verona a sostegno del centro di riferimento. Agiamo in provincia di Verona nell'ambito di un protocollo in cui siamo coordinati, per esempio, con ANS, COFAGRA, altre associazioni che seguono l'autismo. Questo protocollo si chiama Autismi Verona, e nell'ambito regionale lavoriamo nell'ambito del coordinamento Autismo Veneto, che raggruppa 23 associazioni di tutto il Veneto. Noi siamo l'unica associazione che si occupa specificatamente di Asperger, autismo di livello 1. Certo. Ecco, tra l'altro, come mi ha fatto vedere anche prima, voi avete un logo molto bello, molto particolare. Se lo mostriamo, ecco qua. Uguali diversi. È un albatros stilizzato, perché i nostri ragazzi, vede, uguali diversi unici è il nostro slogan, no? Coniato da una nostra socia, e poi abbiamo scoperto che esisteva uno scrittore spagnolo che nello scrivere un libro aveva usato lo stesso identico slogan senza conoscersi. Ecco. Comunque, ecco, noi abbiamo questo albatros stilizzato che ci rappresenta. Voi non so se avete presente la poesia di Baudelaire che parla del poeta. Il poeta è una persona che quando parla di poesia vive nel suo mondo, è
come l'albatros quando vola, cioè maestoso. L'albatros è l'uccello più maestoso che si conosca, viene considerato l'uccello più maestoso che si conosca, ha la maggiore apertura alare fra tutti gli uccelli. Però quando atterra sulle navi, almeno nell'Ottocento, ai tempi della poesia, appunto, poi il poeta di Baudelaire, veniva schernito, veniva maltrattato dai marinai che lo utilizzavano come così un giocattolo, perché lui, l'albatros, quando atterra sulle navi, ha queste grandissime ali che lo impacciano nel muoversi. E quindi Sì. ecco, è un po' un paradigma riguardante appunto questo discorso degli Asperger, che sono persone che quando vivono nel loro mondo hanno delle eccellenze. Teniamo presente che gli Asperger hanno un quoziente intellettivo che è intorno ai 100, ma arriva anche a 140, 150, 160. Ci sono personaggi famosi caratterizzati da questa sindrome. Purtroppo il problema è che in questa maniera vengono riconosciuti tardivamente, e quando poi vengono diagnosticati mediamente dall'adolescenza, ma ancora più frequentemente in età, diciamo nella giovinezza, verso i 20 anni, si sono portati dietro tutta una serie di cosiddette comorbidità che li penalizzano molto, purtroppo perché appunto non sono riconosciuti, non sono visibili, proprio perché sembrano persone addirittura molto strane, a dire la verità, strane però, particolari però, molto dotate. Quindi non si pensa che sia un problema, invece purtroppo questo fatto Certo. di essere misconosciuti porta addirittura a delle psicosi, addirittura anche a delle situazioni come tentativi di suicidio o da altre cose di questo tipo, che sono molto problematiche. Certo. Ecco, la scorsa settimana, come abbiamo detto anche durante, appunto, durante l'apertura, si sono svolti a Verona due webinar per parlare di autismo e di inclusione, soprattutto negli esercizi commerciali. Ecco, quanto è importante sensibilizzare la gente, la popolazione a questa tematica? È fondamentale perché diciamo che il problema delle persone con autismo è un problema che deriva dal fatto che vivono in una società che non ha questa mentalità, questo modo di pensare. Diciamo che l'autismo non è una malattia, è una condizione, è un modo di ragionare, di vedere le cose. Quindi, quando le persone con autismo si trovano a vivere in un contesto a loro adeguato, praticamente la loro disabilità, le loro difficoltà si attenuano molto. E di conseguenza adeguare la società, adeguare il contesto è tanto importante quanto aiutare queste persone a superare le loro difficoltà relazionali. Addirittura una cosa altrettanto importante per l'Asperger in particolare è quella del riconoscimento, perché queste persone, quando si presentano in un esercizio commerciale, possono anche essere fraintese, perché possono essere riconosciute come persone particolarmente pignole, persone particolarmente, parlo degli Asperger in particolare, Sì. oppure fastidiose, perché per esempio le luci troppo forti, le luci al neon o rumori fastidiosi per loro sono insopportabili. Quindi, se viceversa vengono riconosciuti e l'ambiente, l'esercizio commerciale, la persona con cui interloquiscono minimamente tiene conto del loro modo di essere, del loro modo di interagire, i problemi si attenuano moltissimo. Quindi questa iniziativa per noi è fondamentale, anzi continueremo su questa strada. E stiamo preparando anche con dei volontari dei protocolli derivati da altre pubblicazioni che nel mondo anglosassone, che da questo punto di vista è molto più avanzato del nostro, sono già pronti. Vorremmo renderli fruibili anche nell'ambito italiano, rendendoli abbastanza friendly, semplici, praticabili. A cercare di contestualizzare, lo so, il mondo delle emergenze, il mondo, le forze dell'ordine, gli autisti degli autobus, eccetera, Certo. eccetera, una serie di persone, di Certo. categorie.
Beh, questo è molto importante, ne abbiamo parlato anche questa mattina appunto con la dottoressa Sironi e il dottor Zoccante e insomma noi speriamo che questo sia veramente un primo tassello di un mosaico molto più grande. E allora noi intanto ringraziamo e salutiamo Giovanni Marcolini, presidente del gruppo Asperger Veneto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buon Natale a tutti. Benissimo, allora anche noi vi auguriamo buon Natale, chiaramente, ma ci vedremo anche domani e noi torniamo come ogni mattina, domani alle 7:15 con i nostri servizi utili, la rassegna stampa alle 7:30 e naturalmente un nuovo tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.